Come vorresti iniziare la tua giornata? Qual è il modo migliore per iniziare una nuova giornata? In questo video ti parlo di due semplici gesti, ma importantissimi. La condizione migliore per poter iniziare una giornata è quella di favorire le relazioni, e questo noi lo possiamo fare anche fisicamente attraverso degli esercizi che implicano proprio la volontà di risolvere le tensioni e quindi non cercare di portare avanti dei conflitti, ma anzi di andare in comprensione. Per far funzionare le relazioni, la cosa più importante è l'ascolto. Quindi, per quanto possano sembrare semplici, stupidi o banali, questi esercizi in realtà implicano proprio la determinazione nell'ascoltare. Ascoltare, quindi fisicamente andremo in ascolto e cercheremo di risolvere prima cosa le tensioni che abbiamo dentro, nonostante abbiamo dormito. Il primo esercizio è proprio come scendere dal letto, no quasi, è la discesa dal letto. Allora, a prescindere dagli esercizi esoterici di che piede mettiamo prima a terra, ma vabbè, non esageriamo. Ora noi che facciamo? Ci posizioniamo in questa posizione semplice, e facciamo questo. Da così metti le mani sulle ginocchia e abbassi la testa. Questo. Con questo esercizio cosa facciamo? Allora, prima rilassi il collo, non solo. Dopodiché, nota qui, cerchiamo poi, una volta rilassato il collo, di rilassare anche le spalle. In questa maniera che fai? Tu favorisci di nuovo tutta la riattivazione della circolazione e quindi tutte le tensioni che hai collo, spalle e schiena. Ok? Secondo esercizio. Mi sveglio piano piano, mi alzo, mi metto così ed è la stessa cosa dell'esercizio di prima, in più però andiamo a levare la tensione non solo sulla schiena, ma anche su tutto quello che è la catena cinetica posteriore e delle gambe, quindi coinvolgi quello. In più sciogliamo anche qui un po' di tensioni sul bacino. Questo cosa devi fare? Uguale a quello di prima. Ti metti giù, abbassi la testa e tieni. Non devi arrivare da nessuna parte. Non devi solo, assolutamente non devi arrivare da nessuna parte. Più tu riesci a parlare, quindi non importi su quello che è il tuo corpo, più in realtà favorisci la comunicazione. Perché? Perché il parlare forte, quindi il sentire solo attraverso grossi sforzi, è un atto di violenza. Quindi non si riaggancia più al concetto di andare in relazione con, ma l'imposizione passa tipo, l'imposizione genera reazione, la reazione è tensione. Buon dialogo! Alla prossima!